Eccoci alla 12ª lezione del corso Professional Filmmaker che trovate online e che vi aiuta sicuramente a realizzare i vostri video in modo più professionale. Vi induce a riflettere prima di agire. E questa lezione è dedicata a anche questa. Io tutte le volte dico una cosa importantissima, in realtà è tutto importante, perché qui si parla della direzione dell'attenzione. La direzione dell'attenzione, che cosa significa? Abbiamo detto finora che voi portate il vostro pubblico con le vostre scelte a vedere le cose così come voi volete che egli le veda, che egli le viva. Ecco, voi dirigete l'attenzione del vostro pubblico, la dirigete secondo le vostre idee, secondo la vostra linea. E per fare questo fate un sacco di cose, no? Abbiamo visto, decidete di mettere la camera sul cavalletto a una certa altezza, più alta, più bassa, oppure inclinata. Decidete, ricordate, quella parte, quello spazio dentro il quale avviene una determinata azione in un determinato tempo, e poi vedremo anche con un determinato audio. Quindi quello spazio, decidete lo spazio. E beh, certo, decidete lo spazio. Vi ricordate, vi dicevo del bambino, il bambino che è davanti a un parco giochi, cosa volete vedere? Il bambino, i suoi occhietti, la sua espressione felice, oppure volete vedere il bambino e dietro, che ne so, una ruota gigante per raccontare al vostro pubblico in che mondo meraviglioso e divertente sta entrando quel bambino. Quindi decidete lo spazio che c'è intorno a quel bambino. Per fare questo utilizzerete delle ottiche. Voi avete sicuramente, la maggior parte di voi ha una telecamera che ha la fortuna, e poi ovviamente ci sono anche tanti limiti, ma ha la fortuna di avere uno zoom. E uno zoom in realtà è tutta una serie di ottiche che possono essere cambiate semplicemente agendo su un pulsante. Quindi voi potete partire da un grandangolo e arrivare a un teleobiettivo. Un grandangolo, cioè un obiettivo che inquadra molto, ha un teleobiettivo invece che inquadra da lontano. E questo lo zoom è chiaramente nel cinema, oppure con le DSLR, queste cose bisogna farle. Se non si utilizza un'ottica zoom, bisogna farle cambiando tutte le volte l'obiettivo per ottenere quello che volete. Quindi parliamo adesso e passiamo nella prossima lezione del corso, passeremo agli obiettivi, perché sono quelli che, variando appunto la loro lunghezza focale, variano anche l'ampiezza di quello che si vede. E diciamo che minore è la lunghezza focale di un obiettivo e più spazio si vede intorno al nostro soggetto. Ok? Ci vediamo alla prossima lezione, girate meno, girate meglio. Thank you.